Cari amici, sono qui per annunciarvi l'imminente Festival di Sanremo. Dal 9 febbraio il palco dell'Ariston vi proporrà tante cose. Beh, soprattutto la riconferma della conduzione di Carlo Conti a questo festival, quindi per denunciare così un festival più tradizionale che mai. Accanto a Carlo Conti, Virginia Raffaele, l'imitatrice. La Ghenea, che è un'attrice rumena, e la presenza di Gabriel Garco, che purtroppo in questi giorni ha avuto una brutta disavventura. Facciamo tanti auguri a Gabriel, con la speranza che torni sul palcoscenico dell'Ariston pimpante più che mai e più bello che mai. Beh, l'unica nota stonata di questo festival che si preannuncia beneaugurante è la presenza tra i big di Patty Pravo e Enrico Ruggeri. Ma che motivo c'era di gareggiare come dei pivelli? Loro hanno una vera e propria storia. Sarebbero stati meglio come ospiti, insieme a Renato Zero, insieme a Laura Pausini. Vabbè, Transiat, torniamo di nuovo alla conduzione del festival e soprattutto torniamo alle serate clou. La prima serata ci proporrà Laura Pausini come ospite Elton John, a seguire Eros Ramazzotti e poi presenze illustri come Elisa. Elisa presenterà il suo nuovo singolo Noero, presentato in tutte le radio nazionali, e sarà il ritorno dopo 14 anni sul palco del Teatro Ariston, quando, vi ricordate, aveva vinto con Luce. E quindi una bellissima presenza, io la amo molto come artista e poi la presenza anche di Nicole Kidman come attrice, bellissima, mercoledì sera. E mi raccomando, state attenti, soprattutto guardatevi questo festival, gustosissimo, e spettegolate con i vostri parenti e amici di fronte ad una buona pizza o anche ad una buona cena. È voi che decretate il successo di questo festival, non i critici e non noi giornalisti. Quindi tanti auguri a voi, voi che siete spettatori di questa platea.